Ed ora ci occupiamo della festa della Madonna della Pietra, linea a Bruno Santoro. Con Don Roberto Celia, parroco della parrocchia di Chiaravalle Centrale, si avvicina il mese di agosto e quest'anno chiaramente è un mese dedicato in modo particolare alla Maria Santissima della Pietra. Nuovi appuntamenti, specie i primi di agosto, ecco, diamo la parola al Don Roberto proprio per rivolgersi alla comunità di Chiaravalle, alla comunità cattolica. Quest'anno, visto che dopo questi 2 anni di pandemia riprendiamo proprio la festa della Madonna della Pietra, la riprendiamo con alcuni appuntamenti particolari. Il primo appuntamento, in modo particolare, è il 5. Celebriamo il 30esimo anniversario. Sono iniziate nel 75, però nel 1992 è stato appunto aperto appunto ai fedeli. Questa apertura che con l'occasione abbiamo invitato il nostro vescovo, il nostro nuovo appunto arcivescovo, che farà questa visita ufficiale proprio alla nostra comunità con la messa delle ore 18. In modo particolare poi attorno alla festa del 30esimo anniversario abbiamo colto l'occasione insieme al Comitato Festa, in modo particolare la proposta di celebrare la festa degli emigrati, perché purtroppo gli emigrati, la maggior parte da noi che sono tutti della Svizzera e della Germania, non partecipano quasi mai alla festa della Madonna della Pietra che si celebra la penultima domenica di agosto. Allora abbiamo deciso in questa occasione di 4 agosto di celebrare proprio la festa degli emigrati. Sarà con noi alla Santa Messa Don Piero Puglisi, che è il direttore dell'Ufficio Migrantes. Poi ci sarà un momento anche di festività con i nostri fratelli, con i nostri amici, parenti emigrati. La sera, infatti, ci saranno anche un gruppo folcloristico che è stato offerto dall'amministrazione comunale. Poi la festa è stata organizzata insieme al Comitato Festa della Madonna della Pietra e del Liechtenstein, e quindi ci sarà un momento anche di degustazione. Tipica appunto, come si dice, degustazione locale. Infatti i nostri amici del Liechtenstein hanno offerto anche le cosiddette servole, come le chiamano. Poi in modo particolare attorno alla festa del 4 e 5 agosto, sia il 3 che il 6 agosto, ci sarà il giro della effigie della Madonna della Pietra, in modo particolare nelle campagne, nelle zone più distanti dal centro, dove di solito non si passa quasi mai durante quella processione. Infatti, mercoledì 3 l'itinerario sarà nella zona, diciamo, Felicetta, Santa Lucia, nella zona foresta. Poi celebreremo la messa a Pirivoglia, precisamente nel piazzale Fabiano. Questa occasione appunto di celebrare l'Eucaristia insieme, e quindi si farà quella zona lì. Invece il 6 si farà tutt'altra parte, in modo particolare si fa nella zona di Piano Pietra. Precisamente dietro la delegazione comunale. Quindi questi 2 giorni, 3 e 6, è un'occasione anche per venire incontro a tutti quegli anziani o ammalati che non possono partecipare alla festa. È un modo di dimostrare una certa vicinanza e anche vivere il momento della Madonna della Pietra come festa di comunità di tutta la città. Poi il giorno 2 agosto invece celebreremo messa alle 20 di sera in Via Alloro, che è appunto vicino alla chiesa matrice. Una cosa che mi ha colpito: 3 anni fa abbiamo celebrato messa, poi non abbiamo più potuto celebrare a causa della pandemia, ma un'occasione soprattutto nel centro storico, dove prima sappiamo che era più animato, c'era più presenza. Adesso è un modo di, diciamo, tra virgolette, non di nostalgia, ci mancherebbe, ma anche un modo per vivere insieme la bellezza della nostra infanzia, perché ognuno di noi che proviene dai paesi soprattutto sente molto vicino questo. Una sorta quindi di coinvolgimento di tutta la comunità, anche quella internazionale potremmo dire, quindi quella svizzera, e anche gli enti sul territorio, quindi l'amministrazione comunale. Per quanto riguarda poi i privati, potranno, partecipare in che modo? Allora, la partecipazione innanzitutto è con la propria presenza, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo soprattutto per vivere un momento di presenza comunitaria, proprio la festa. Nell'articolo che scrivevo nel nostro giornale parrocchiale, proprio quest'anno cantiamo proprio Viva Maria, ma questo è viva nel segno appunto non
di liberazione, come se non è che eravamo, diciamo, chiusi, ma questa liberazione è proprio di dire godiamo di più la bellezza di una comunità che si ritrova. Naturalmente sappiamo che il Covid non è scomparso, quindi abbiamo sempre, dobbiamo rispettare, diciamo, certi limiti e così via, però dove possiamo è bello festeggiare insieme. E la festa sempre che faremo il 4 sera, questo momento anche di degustazione locale e tutto il ricavato che ognuno fa, per dire comprando il panino, tutte le altre cose o meno, o anche le stesse zeppole, verrà utilizzato proprio per la festa. Per la festa che poi si farà in modo, diciamo, più grande il 20 agosto, dal 19 al 22 agosto. E quindi in questi giorni è una sorta di preparazione. Il messaggio spirituale che Chiaravalle deve cogliere proprio come senso di appartenenza alla sua mamma, alla sua Madonna, ecco, quale potrebbe essere, Don Roberto? Perché poi la sostanza è quella che conta. Io sono del parere che la gioia di sentirsi comunità porta a comprendere il senso vero della bellezza. Quello che è la frase di Dostoevskij, che spesso viene ripresa, solo la bellezza salverà il mondo. E quando parliamo di bellezza non possiamo non pensare alla Madonna. Quello che appunto diceva l'altro giorno, leggevo di Michelangelo Buonarroti, quando ha fatto l'opera della Pietà. E ha fatto una scultura di una donna giovanissima, bella, e lui diceva perché l'hai fatto giovane e bella nonostante la Madonna, quando è morto Gesù, era grande? Perché di fronte a una donna senza peccato c'è solo la bellezza. Noi siamo chiamati appunto a vivere la festa della bellezza, perché è la bellezza che porta e alimenta la speranza per costruire veramente una città sempre più unica. È una città sempre più in cammino, che costruisce il bene comune.